romanticismo è un movimento culturale che si diffonde in Europa nella prima metà dell'Ottocento e che interessa pittura, letteratura e musica. All'idea classica di bello come armonia ed equilibrio, il romanticismo sostituisce il fascino per il sublime, ossia ciò che suscita emozioni grandiose, estasi, rapimento per le forze oscure della natura e persino orrore. Il romanticismo nasce in Germania con la rivista letteraria Ateneum, fondata a Berlino nel 1798 dai fratelli August e Friedrich Schlegel. I romantici rifiutano l'idea che la ragione sia l'unica guida delle azioni umane, danno rilievo invece al sentimento, al desiderio di libertà e alla tensione verso l'ignoto che risiedono nello spirito dell'uomo. Schlegel, la melancolia o ansia di assoluto è quella sorta di inappagamento, di sentimento di soddisfazione che costantemente pervade l'intellettuale romantico, che riconosce la propria nullità nei confronti di una natura maestosa e ripiega sulla propria interiorità per scoprire quelle leggi misteriose che regolano l'intero cosmo. È così che prende il via anche l'esplorazione dell'inconscio come unica dimensione dell'esistenza nella quale viene proiettata tutta la realtà esterna. Incarnazione dell'uomo romantico è l'artista, perché è attraversato da grandi passioni e perché grazie al suo ispirato genio creativo entra in contatto con l'infinito. È un individuo che persegue la propria libertà sia nell'arte che nella vita e si ribella alle rigide norme della tradizione artistica e del conformismo borghese. Lo spirito romantico non distingue tra arte e vita. Emblematico è il caso del poeta inglese George Byron. Innamorato della cultura greca, nel 1824 muore combattendo per l'indipendenza della Grecia dall'impero ottomano. Protagonisti della pittura romantica sono gli inglesi John Constable e William Turner, che dipingono paesaggi carichi di vibrante intensità emotiva. Fra gli scrittori, il più noto è certamente il tedesco Johann Wolfgang von Goethe. Nel suo I dolori del giovane Werther, il protagonista, incarnazione della sensibilità romantica, soccombe alla passione amorosa che lo tormenta. In musica è il tedesco Robert Schumann il maggiore esponente del romanticismo, ma già Ludwig van Beethoven aveva espresso il forte sentimento dei romantici, soprattutto nelle sinfonie. Il romanticismo manifesta caratteristiche diverse nei vari paesi europei. Per esempio in Italia, divisa e dominata da potenze straniere, assume caratteri patriottici, come nell'opera Nabucco del musicista Giuseppe Verdi. Più in generale, però, il romanticismo esprime la delusione storica per gli esiti della Rivoluzione francese, che ha diffuso idee di uguaglianza, ma allo stesso tempo ha portato guerra in tutta Europa. In ambito artistico, il suo più importante lascito è l'idea del predominio della creatività individuale sulle regole della tradizione. Infine, soprattutto in poesia, si assiste al trionfo delle tematiche negative: dolore, malinconia, morte, solitudine, ma anche angoscia, sono tutti sentimenti tipici di un'umanità che vive e soffre il rapido mutamento di questa età, che osserva la degradazione del paesaggio a causa della diffusione delle fabbriche, che osserva la vita deplorevole e le condizioni di lavoro miserabili in cui sono costrette a lavorare masse di lavoratori, che poi ovviamente si rivoltano, e che osserva anche le crisi economiche che sembrano essere causate da forze misteriose e inconoscibili. Una umanità che ormai è delusa dall'esaurita razionalità illuminista.